Ciao Gentaglia, sono Shoot Hates You e questo è Breaking Italy, lo show che verrà in onda da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Ieri c'è stato un importante voto dei membri delle Nazioni Unite e dell'ONU in merito al riconoscimento dello Stato di Palestina come membro effettivo delle Nazioni Unite, quindi come Stato membro delle Nazioni Unite, anche se con delle limitazioni. Quindi da oggi la Palestina è considerato Stato osservatore, quindi che può partecipare alle riunioni dell'ONU, ma non è un membro dell'ONU. È uno status un po' particolare che viene definito Stato osservatore, ma la cosa importante da dire è che adesso è uno Stato, o almeno dalla comunità internazionale, da parte della comunità internazionale, è riconosciuto come Stato. In questa puntata di Breaking Italy vorrei parlarvi della Palestina e di Israele e nel farlo cercherò di essere il più breve possibile e il più imparziale possibile. Vorrei che tutti voi sapeste esattamente che cos'è la situazione israeliana-palestinese, perché se ne parla tanto e aveste effettivamente un'idea sui fatti per generare una vostra idea personale della cosa. Essendo una situazione che si protrae da molto tempo e anche molto politicizzata, è molto facile che chi ne discute parli per partito preso, ignorando parti della storia o magari anche non conoscendole. E per farlo partiamo da quel posto dove tutti prendono le proprie informazioni, cartelli di Facebook. Questa è la super famosa e sulla bocca di tutti Striscia di Gaza. È un territorio che confina con Israele da una parte e con l'Egitto dall'altra. Confina con il mare, bla bla bla, ed è parte dello Stato di Palestina. Appunto, quello Stato che è stato riconosciuto ieri dall'ONU. La Striscia di Gaza sta qui, in quelli che in questo famoso cartello di Facebook vengono definiti territori israeliani. Tutto questo territorio, che per ora vediamo diviso in territorio palestinese e in territorio israeliano, prima del 1946 non era di nessuno dei due. Il territorio palestinese slash israeliano, ovvero tutta questa zona, è stato, sino alla Seconda Guerra Mondiale, proprietà dei britannici. Ma nel 48, l'anno dopo, gli inglesi si ritirano e le terre devono essere spartite nella formazione di due stati. Sino ad allora, infatti, nella zona coesistevano vari tipi di etnie, definiamole così, un'etnia araba e un'etnia ebrea. Quindi partiamo subito da questo nel dire che non è vero quello che si dice di solito, che il posto era pieno di arabi e gli ebrei sono arrivati dopo ad invadere come locuste. Peraltro tenete conto che già questa prima immagine che vi sto facendo vedere non è veritiera, la maggior parte di questo territorio è deserto, non c'è niente. E con niente intendo niente, ci sono dune di sabbia, i villaggi israeliani e i villaggi palestinesi o le città sono molto pochi rispetto all'estensione del territorio. E teniamo anche conto che quando gli inglesi se ne sono andati non esisteva uno stato palestinese. Quindi questa immagine è falsa, ed è in un certo modo falsa anche la seconda, perché effettivamente questa situazione non si è mai verificata. Questa seconda immagine è quello che le Nazioni Unite hanno proposto alle due etnie. Le due etnie volevano formare due stati differenti, uno stato di Israele e uno stato palestinese. E l'ONU gli ha detto, ehi Gentaglia, però in arabo, quindi ehi, possiamo fare così, possiamo dividere il territorio in questo modo, e così avrete lo stato diviso in due, il 50% agli israeliani, il 50% ai palestinesi. Israele disse di sì, i palestinesi dissero picche. E qui c'è un altro punto importante. Perché i palestinesi dissero di no a questa soluzione? Effettivamente divideva il territorio in due. Come vi ho detto prima, buona parte del territorio della zona è coperto dal deserto del Negev. E lo potete vedere da questa parte. Tutta questa zona è difficilmente abitabile, perché tendenzialmente ci sono dune di sabbia, cammelli, castelli di sabbia, non c'è molto altro. Conseguentemente moltissime persone asseriscono che questa divisione dei territori tagliasse fuori la maggior parte degli accessi al mare slash terre coltivabili ai palestinesi, anche se questo, come potete vedere, non è effettivamente verissimo. In questa terza immagine, invece, si omette una verità. Cioè, effettivamente, questi sono i nuovi territori che attualmente gli stati riconoscono a Israele e alla Palestina. Come possiamo vedere, sono molto differenti da quelli che l'ONU aveva sancito. E guardando queste immagini, può sembrare che Israele non abbia riconosciuto le divisioni dei territori e abbia invaso i territori palestinesi. Anche in questo caso non è così. Un altro dei motivi per i quali i palestinesi non accettarono la ripartizione dei territori è che, al momento della divisione, la comunità ebraica era inferiore numericamente rispetto a quella musulmana. Erano circa un terzo dei musulmani. E questo, ripeto, già dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ci fu effettivamente un esodo di ebrei verso Israele che scappavano dall'Europa, ovviamente. Ma cancelliamo di nuovo questo falso storico. Non è vero che non c'erano ebrei in Israele, ce n'erano tanti. Ma i musulmani dissero, hey, siete solo un terzo, sapete cosa? Vi invadiamo. I palestinesi dichiarano guerra allo Stato di Israele, ma perdono la guerra. E per ritorsione, o per meccaniche della guerra, o cose che comunque vorrei che voi giudicaste, non vorrei essere io a dirvi se è giusto, sbagliato, normale, poco normale, gli israeliani respingono l'attacco, che ricordiamo era un attacco di guerra, serviva per cancellare gli israeliani dal territorio, per mandarli via, per ucciderli, e reagiscono allo stesso modo, occupando dei territori non loro. Ma invece di cancellare
cancellare tutta la Palestina, occupano questi territori, questi che vedete adesso nella mappa. Conseguentemente, effettivamente gli israeliani hanno occupato dei territori extra che non gli spettavano, ma innanzitutto non è che da questa situazione si è arrivati a questa situazione. Semplicemente da qui si è arrivati qui dopo una dichiarazione e una guerra combattuta con la Palestina, scatenata dalla Palestina, non scatenata dagli israeliani. E questo è un nodo importante, perché qui si gioca molto il dibattito delle persone che sanno cosa è successo e non parlano perché bla 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 bla. Da una parte c'è chi dice: se i palestinesi avessero vinto avrebbero cancellato lo Stato di Israele, niente 20%, 30%, 40% di territori lasciati, avrebbero completamente cancellato Israele, quindi sono nel torto. Dall'altra parte c'è chi dice: Israele, anche se è stata attaccata, non aveva comunque il diritto, oltre di difendersi, di occupare dei territori non suoi, con delle colonie, perché dopo la guerra i palestinesi scappavano dalle zone occupate dagli israeliani e gli israeliani ci hanno messo delle colonie, e quindi gli israeliani sono nel torto. E alla fine arriviamo a quest'ultima immagine. Quest'ultima immagine, che appunto, ripeto, continua a girare su Facebook, è molto fuorviante, perché non è corretta, non è la visione che tutti gli altri stati hanno della situazione. La situazione corretta è questa, e questa qui è semplicemente la visione che hanno gli israeliani della cosa. Infatti, ora, nel 2012, la discussione è ancora aperta, perché voi immaginatevi una situazione nella quale ci sono delle guerre assolutamente impari, perché, come sapete, perché ne ho già parlato su Breaking Italy, Israele è un grande alleato degli Stati Uniti e riceve un sacco di sovvenzioni militari ed economiche dagli Stati Uniti. La Palestina vive praticamente solo di aiuti umanitari, e lasciate che questa situazione di odio e di costante guerra neanche troppo fredda decanti in un clima di totale fanatismo religioso, perché da una parte c'è la Palestina, al governo della quale c'è Hamas, che è un partito tendenzialmente fondamentalista islamico che ha come primo obiettivo nel proprio statuto la distruzione dello Stato di Israele, e dall'altra parte abbiamo Israele che in questo clima di guerra assoluta e venendo da un background di persecuzione religiosa, perché gli ebrei sono stati perseguitati come chiunque di noi sa, è diventato uno Stato supernazionalista, conseguentemente si sente nel diritto di decidere dove debbano stare i palestinesi, quale sia il loro posto e quale invece siano i suoi territori. E appunto questa quarta immagine è la dimostrazione del fatto che Israele ormai si senta padrona di tutta la zona. Questa è la situazione tra Israele e Palestina. Come potete vedere, perché è così, non c'è una parte che ha ragione e una parte che ha torto. Ci sono una serie di fattori, più tanti altri che non ho trattato per semplicità, perché sennò il video dura 40 minuti, che hanno portato a questa situazione di assoluta impossibilità a convivere nella stessa zona. Ora, che cosa fanno gli stati dell'Unione Europea? E da qui inizierò a dirvi quello che ne penso io. Giustamente, cercano di creare un clima di pace, ma non in questa situazione numero 4, ma in questa situazione numero 3. Ovviamente, infatti, difficilmente si potrà ritornare a una situazione numero 2, che ormai è quello che in tanti auspicano, e quando dico in tanti intendo tutte le persone che guardano esternamente, perché attualmente i palestinesi vorrebbero cancellare gli israeliani, e gli israeliani vorrebbero cancellare i palestinesi. Ma questo non è possibile. E non è possibile perché è ingiusto, non puoi pensare di cancellare un popolo, questo è sbagliato. Attualmente chi è in grado di fare una cosa del genere sono gli israeliani, i palestinesi non hanno neanche i mezzi per mangiare, quindi ogni tanto lanciano sti incredibili missili che hanno una gittata minima, che in realtà non arriva da nessuna parte, non hanno esercito, non hanno carri armati, non hanno armi, o comunque ne hanno poche. Israele è un paese molto ricco che esporta tantissime cose. Come potete capire, comunque, né gli israeliani né i palestinesi in questo momento hanno una visione chiara delle cose. Ad esempio, gli israeliani si sono detti molto offesi con il governo italiano che ha votato sì per il riconoscimento di Palestina come uno Stato, perché gli israeliani ormai non riconoscono neanche più la Palestina come uno Stato. Ma loro hanno detto invece sì, la Palestina è uno Stato, e questo ha peraltro fatto arrabbiare gli Stati Uniti. Perché ha fatto arrabbiare gli Stati Uniti? Alla fine chi se ne frega di cosa succede lì? Non è esattamente così. Secondo me hanno parecchio interesse a stare lì, principalmente perché è importante per loro avere uno Stato ricco, forte, funzionante in mezzo al Medio Oriente, dove scarseggiano di amicizie. Personalmente sono molto contento che la Palestina sia stata riconosciuta come Stato, spero che la cosa sia un primo passo verso una pace. I palestinesi non sono mostri, gli israeliani non sono mostri, sono semplicemente persone con un background di guerra e di odio, ma queste cose passano, passano nelle generazioni. E se mio nonno odiava gli americani perché sono stati nemici nella guerra, io non sono obbligato a odiare gli americani perché mio nonno odiava gli americani. E la stessa cosa può succedere là. Questa è la situazione tra Palestina e Israele. Grazie per aver guardato, gentaglia. Tenete conto di nuovo che ho semplificato molto le cose, ma vi ho detto le cose più importanti. Ho saltato tutte le varie influenze e le occupazioni, la guerra dei sei giorni. Se volete potete informarvi su internet, possibilmente però non informatevi su Facebook in cose così. Grazie a Fanpage che sponsorizza Breaking Italy e grazie a voi che lo guardate. Io sono Shute Hatesio e questa era una puntata un po' particolare di Breaking Italy. Ricominceremo a parlare di altre cose, tette comprese, da lunedì alle 18.